Siamo a Georgetown, all'Università di Washington. Il quartiere intorno, che si chiama sempre Georgetown, è veramente carinissimo, super chic, elegante. E questa è la famosissima università. Famosissima per me perché era stato preso alla facoltà di medicina Derek, il protagonista di Save the Last Dance. Questi sono riferimenti pop culturali totalmente random che hanno fatto la mia persona, insomma. Questo è John Carroll, il fondatore. È bellissimo, sembra un castello, Hogwarts. Ecco, poi ci sta questa cosa orribile, i vecchi sul carretto, Chiara, e un parco bellissimo. No, siamo a Washington, è una giornata bellissima, fa molto caldo, fa molto più caldo che in tutte le altre città in cui siamo stati, perché è un caldo più umido, quindi il sole proprio ci sta uccidendo. Siamo un pochino sfigate perché, guardate alle mie spalle, Capitol Hill, il Campidoglio, ci sono i lavori, quindi la cupola è tutta incartata. Di qua pure, che c'è l'obelisco e dietro in fondo il Lincoln Memorial, lì in mezzo al mall ci stanno tutti i lavori, quindi un po' di sfigatella. Pure lì c'è la piscina dove Martin Luther King fece il famoso discorso I have a dream. Pure là i lavori, forse sto sbagliando strada. Bello, sì, meglio così col sole in fronte. È bellissimo però, fa una bella corsetta qua. Ora stiamo andando a casa di Fitz e Melly. Chi vuole capire capisca. A casa di Fitz e Melly, come potete vedere qua in fondo, cioè io sto vabbè qua, guarda, ecco qui. Sono invitato per un aperitivo, ma siamo un po' di fretta, siamo un po' di fretta, abbiamo dovuto rifiutare. Però io avrei voluto bere il tè freddo alcolico di Melly. Lassù io avrei voluto il pollo fritto. Laggiù, non mi distrate che stavo parlando, che laggiù c'è il balcone dove Fitz e Olivia Pope si baciano nell'ultima puntata. Quindi se non avete visto Scandal, allora vi ho spoilerato tutto. Nell'ultima stagione di Scandal si baciano e noi stiamo aspettando con tanta ansia il finale, no, anzi l'inizio della nuova stagione. Ci siamo riposate un sacco perché oggi incocciava il sole, ma siamo arrivate al Lincoln Memorial nell'ora giusta, perché guardate che bello l'obelisco che si riflette sull'acqua. Abbiamo fatto delle foto molto molto belle, siamo molto molto contente. Ovviamente sbagliata è questa qua, da qui Martin Luther King ha fatto il suo discorso, e qua dietro c'è il nostro amico Abraham Lincoln. Saluto speciale dal mio amico Abe, saluta, ciao Abe. Allora, io e Chiara siamo entrate qua dentro dopo una giornata al sole e siamo notate che siamo un po' nere in faccia. No, cioè, ma guarda il mio colore della mia fronte rispetto alla tua. Vabbè, ho capito. Cioè, io qui ho un colorito. No, vabbè, guardate. Segno degli occhiali. La bellezza proprio. Possiamo sedere qua. Ecco, ora non vedo più niente. Ma abbiamo beccato una qualche tipo. Non ci alzeremo più. Siamo sul prato, non si vede. Ma c'è tipo una cosa alla banda militare che suona. Mi si è rotta la scarpa. A Chiara gli si è rotta la scarpa, non si vede. Guardate che bello Washington. Ora c'è il trombone dell'Accademia Militare, tipo. Ok,
awesome. I wish I would have come too. Magica, una serata magica.